Salve a tutti amici, sono Paolo Fiat, oggi siamo qui nella serie Consigli dell'appassionato. Oggi parliamo del discorso dei consigli che vi posso dare io per smaltimento dei rifiuti verdi all'interno dell'orto e come gestire al meglio una compostiera. Allora, per rifiuti verdi io vi posso classificare un po' di tipi, adesso ve li dico molto velocemente, un video molto veloce. Allora, i rifiuti verdi possono essere scarti derivanti dall'orto, quindi derivanti dall'orto estivo, in questo caso, che quindi siamo già a novembre, quindi stiamo già smaltendo un po' i rifiuti. Quindi vedete, abbiamo scarti di pomodori, abbiamo scarti di peperoni, melanzane, magari l'ultimo sfalcio di erba che è stato fatto sul giardino. E io vi faccio vedere questo perché io gli faccio una prima decomposizione direttamente nell'orto, dato che non ho piantato niente, non ho da piantare niente, quindi ho spazio. Li vedete proprio, li butto qua, vedete, faccio un mucchio e li lascio decomporre, oppure li metto a decomporre in una prima compostiera. Adesso qui, adesso devo un attimo spostarmi il vaso che ho qui, intanto mi inquadro l'orto, ok? E oppure li metto a compostare qui, vedete, questa è la compostiera dove utilizzo i scarti anche di casa, vedete, uova e altre cose. E qua ci sono state messe anche le foglie, quindi che è uno scarto secco, quindi mi darà carbonio e mi darà molto marrone, quindi molta roba che asciugherà il mio compost, e l'ho messo qui. Eccoci qui. E dopo ho, vedete, tantissime altre foglie parterre da riutilizzare, da mettere nella compostiera, vedete. E poi ho diviso ancora in un altro reparto, che è questo, vedete, dove ho i miei ramiti più grossi, magari i ramiti della siepe che ho tagliato, magari di un arbusto che ho fatto una piccola potatura, e quindi li ho messi qua, che questi qua andranno, quando saranno secchi, andranno tagliati a pezzi o bruciati quando magari si cucina, quindi si utilizza la griglia, oppure anche semplicemente nella fornella si fa pezzi e si brucerà quando saranno secchi nella stufa. Ecco, per quanto riguarda, se si ha il biotrituratore, una volta che si ha il biotrituratore, quando si tagliano, che sono ancora verdi, si buttano nel biotrituratore e si ha dell'ottimo cippato che può essere usato nel compost. Ecco, questa qui sono peperoni, scarpe peperoni. Poi abbiamo anche come si può chiamare? Abbiamo anche dei pomodori, sfalci di erba sotto e foglie. Quindi si stanno compostando, poi andrò a metterli sulla compostiera. Invece di qua ho diviso un altro scarto. Questo è uno scarto molto verde, che potete vedere, molto verde, scarto molto umido. È uno scarto di, come posso dirvi, è uno scarto di pollina delle galline, quindi degli azioni delle nostre galline. Ecco, l'ho messo qui con le foglie. Poi questo qui andrà direttamente, una volta che sarà decompostato, quindi io circa li lascerò 2 mesetti, quindi dopo Natale più o meno, con l'anno nuovo andrò a metterne nel terreno. Ecco, lo metterò per terra nel terreno e avremo dell'ottimo concime. Ecco, io lo mettevo nella compostiera anche, ma quando ne ho avuto un po' tanto qui, ho deciso di non integrare nella compostiera, perché nella compostiera deve maturare, deve fermentare tanto, mi portava tanto umido, agglomerati, e non l'ho più utilizzato. Ecco, quindi così io sto smaltendo i rifiuti verdi nella compostiera. Adesso vi faccio vedere la compostiera, da tanto che non ve la facevo vedere. È un altro consiglio, questo è un video molto semplice per darvi dei consigli anche voi come mettere in maniera giusta le cose, ecco, come fare dei mucchi. Ovviamente i scarti di pomodori, scarti di qualsiasi altra cosa, io, porca vacca, adesso sto un attimo a prendere, escono un po' di moscerini perché ovviamente ci abbiamo scarti umidi, come posso dirvi, bisogna andare ad aggiungere un po' di foglie. È quello che farò quando avrò finito questo video, più o meno avrò finito questo video, andrò ad aggiungere. Vedete, qui abbiamo scarti di pomodori, di zucche, abbiamo qualsiasi roba, abbiamo scarti di verdura, vedete, quindi una frutta, melograno, che può essere melograno, e via dicendo. Poi io cosa farò? Andrò a rastrellare tutte le foglie, vedete, e le foglie le butterò nella compostiera, e così mi aiutano un pochettino a tenere molto fresco. Queste qua sono tutte foglie che cadranno per terra, quindi io le andrò a distribuire un po' nella compostiera, andrò a rastrellare per terra, perché vedete, ce ne sono, guardate, foglie qua, ce ne sono veramente a valangate, quindi per non buttarle via le utilizziamo. Ecco, per questo video velocissimo è tutto, io vi saluto, i consigli dell'appassionato è tutto,
Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti per questa serie di consigli appassionato. Ciao a tutti, amici.